Ehi, sai che stiamo... Atreus. Bene, su, forza. Ehi, Tyr, sveglia, hai compagnia. Forza, fa come se fossi a casa tua e piazzati lì, nella sottospecie di studio di Sindri. Sicuro che sia d'accordo? D'accordo? Sei stato via estasiato. Per due giorni. Ormai senza nessuno a guardarti le spalle. Siamo una squadra. Tra noi non esistono segreti. Parli come mio padre. Da che parte stai? Da che parte? Non lo so. E che significa stare dalla tua parte in questo momento? Ma anch'io sono felice di vederti. Ho temuto il peggio a lungo. Devi aver patito l'inferno. Nulla di simile a ciò che hai patito tu. Perché? Freya, Odino poteva uccidermi. Molto, molto e non l'ha fatto. Ciò che è successo a si è offerto di insegnarmi. L'ultima volta che lo... Provaci tu a farlo ragionare. Io non ci riesco. Ah, sei tornato. Ora vuoi rispondermi? Riguardo cosa? Dove sei andato? Chi hai visto? Odino? Cosa? È questo che pensi? Vuoi negarlo? Rispondimi! Sei andato ad Asgard? No! Certo che no. E anche se fosse... È il mio futuro, la mia vita. Tu sei mio figlio. E perché non ti fidi di me? Se vuoi che mi fidi, allora dimmi la verità. La verità è che ti comporti da stronzo. Ragazzo, non lo convincerai con questi modi. Non ha nessuna fiducia in me. Va bene se lui ha dei segreti e anche la mamma. Non va bene. I suoi segreti gravano su di noi. Ah, è così? Non credi più nemmeno in lei ora? Non si tratta di tua madre. Tu non dici altro che bugie. E chissà da chi ho imparato. Adesso basta. Da quando è che prendi sempre le sue difese? Da quando è l'unico a dire cose sensate. Senti, stavo solo pensando di andare da Odino, ma era per una buona ragione. Non c'è nessuna ragione per andare da Odino. Lui ti offuscherebbe la mente. Ma l'avrei fatto per noi, per impedire che capiti qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto è già capitato. Guarda me, o Freya, o Tyr. È stato Odino a farci questo. Che avete tutti quanti da sbraitare all'improvviso? Atreus vuole andare ad Asgard. Asgard? Ha battuto la testa, per caso? Bravi, siete tutti contro di me ora. Tu devi scegliere chi vuoi essere. Uno che mente e mi nasconde le cose. O sei mio figlio. Scegliere? Io non ho mai potuto scegliere. Lasciami in pace. Ascolta. Lasciami andare. Ascolta. Lasciami andare. Ma che cazzo? Atreus? Sono Sindri. Cerca di mantenere il controllo. Decisamente Midgard. Chi alfa? Continuate pure, così mi scaldo. Devo trovare un riparo. E questi? Qui la situazione è peggiorata! Già? Casa, dolce casa! Schiaffa! Almeno qui c'è qualcuno che non vuole uccidermi. Mi basta un posto caldo.
Poi penserò a dove andare. Non promette bene. Schiaffa! Che roba è questa? Tipo uno spettro! Qualcosa? Prima pensa che sia stato Asgard, poi che menta. Voglio salvarti la vita, brutto idiota! Devo ripararmi dal freddo. Schiaffa! Ma poi, dove posso andare? Se vado ad Asgard, seguo la profezia in cui mio padre muore. Ma se rimango chiuso in casa, non potrò fare nulla per impedirlo. Immagino che ad Asgard potrò almeno tenere d'occhio Odino, fare la spia, scoprire il suo piano, assumere il controllo. Ma che dico? Non posso andare ad Asgard. Quelle sono foglie rosse. La casa di Freya! Oh no! Ciao, Urli! No! Ciao, Urli! Ti prego! Ti prego! Ciao, Urli! Ehi, bestione. Sono qui ora. Non temere. Bisogna che ti riscaldi. Dovrai alzarti per farmi entrare in casa. Ce la puoi fare? Devi farlo per forza. Io non posso aiutarti se tu non... Heimli! Heimli! Bene, bravo!
Che casino. Lo so, bello. Lo so. Ma è freddo. Meglio chiudere la finestra, prima di curiosare. Freya non si prende cura di te. Già, preferisce inseguirci. Dai, riscaldati un po'. Da questo casino si può ricavare un fuoco. Wow, è bellissimo. Non ho mai visto una cosa del genere da queste parti. Dalla sua casa di Vanheim. Deve mancarle molto. È di Baldur. Mi chiedo come mio padre abbia ottenuto il suo perdono. Un'armatura da Valchiria. Si abbina alle ali sul muro. Da una sua amica. Chissà che le è successo. Assurdo che non sia tornata a controllare la casa. A controllare te. Non è una scusa. Prego. E ora dove vado? Non posso restare. Non posso lasciar morire mio padre. Deve esserci qualcosa che posso fare. Temere, amico. Credo sia qui per me. Me la caverò. Almeno credo. Ok. Sono pronto. Portami da lui. Dovevo imparare a nuotare prima che Midgard gelasse. C'è nessuno? Sono qui! Odino! Uccello, questa è Asgard. Ehi, aspetta! Il muro! È proprio Asgard! Aspettami! Arrivo!
Non mi sembri buono. Ehi, Odino, hai detto che ero il benvenuto ad Asgard. Schialfa! Potevi almeno farmeli evitare. Già, pericolo, lo so. Chiaro? Ho notato. Schiaffa! Beh, credo sia la cosa più folle che abbia mai fatto. Ma se serve a cambiare il destino di mio padre... Ehi, uccello! Dove vai? Aspettami, arrivo! Devo solo trovare un passaggio! I motivi per cui sono giunto ad Asgard sono dietro quel muro. Che dirò, Odino? Ciao, voglio essere tuo apprendista, suppongo. Ma non significa che ora sono un tuo servitore. Non nel senso predetto da qualche profezia. Schiaffa! Schiaffa! Forse dall'altra parte del muro è più sicuro. Un momento, come supero il muro? La storia di Mimir su Rimtur non menzionava nulla. Se il figlio del muratore ha inserito una falla, l'ha detto solo a Freya. Potevo chiederglielo. Ma aspetta, perché Freya era a casa? Si è trasferita da noi? No, calma, concentrati, Loki. Mio padre brucerebbe tutto con le sue lame. Ma io che posso fare? Ah, forse posso usare la magia di sigillo sul mio arco. Brock diceva... Aoka! Se solo riuscissi a diffondere le fiamme fino al rovo. Ecco dov'eri!
Da qui non si sale. Devo provare a superare quel rovo. Ecco fatto. Aspetta. Rumori di persone. Ti serve aiuto? Sembri un po' perso. Oh, sto cercando di orientarmi. Beh, non c'è niente da vedere qui, tranne un muro. C'è una porta dove entrare? No. A meno che tu non sia un dio Aesir, ma questo lo sapresti se lo fossi. Io? No, io vengo da Midgard. Cosa? Ma dai, pure io sono Skjoldr. Loki, aspetta, voi venite tutti da Midgard? Sì, il padre di tutti ci ha salvato dalla desolazione. Ci ha dato un posto dove vivere, ma noi lì non c'entriamo. Non si entra se non si conosce la magia. E tu non conosci la magia, vero? Un pochino, sì. Eh? Cavolo, attraverso i muri? Non ancora. Non potrei scalarlo e basta? Quello là, senza attrezzatura? No, non temi di morire? Beh, certo. Insomma, guarda quanto è alto. Ma Odino mi aspetta. Aspetta, conosci il padre di tutti? Io sono un suo apprendista. Oh, cavolo, cosa ti sta insegnando? Non lo so. Quanti allievi ci sono? Non lo so. Quanto ti trattieni? Non lo sai, ok. Adesso vado a scalare quel muro. Questa non me la perdo. Ti aiuto? Grazie mille, ma devo farlo da solo. Oh, non voglio mica scalare con te. Devo la mia vita a Odino, ma non gli devo la mia morte. Con questo non dico che cadrai... Dimentica le mie parole. Quello era Ugin. Ti guida Ugin. Chi? Bene, Loki. Mi sembri un tipo in gamba. Spero proprio di non guardarti morire. Grazie. Anch'io. Non devi guardare giù, sai? Mi piace guardare in basso. Così vedi i miei progressi. Wow, già, grande! Questa te la rubo, sai? Cioè, ironiche come ultime parole, ma... Che hai detto? Niente, niente! Vai alla grande! Puoi farcela, Loki! Grazie, Skjoldr. Spero di sì. Ok, posso farcela. Va tutto bene. Continua così.
E ora dove? Ehi, Hugin! Suppongo tu non sia il tipo che racconta storie per passatempo, vero? Già, sapevo che l'avresti detto. Uno spettro, quassù! Arrivo! Tiriamo giù quella catena! Guardare giù non fa paura. Chissà perché non riesco a sentire ciò che pensi. Odino sembrava riuscirci. Eri tu nella nostra capanna, no? Tu e tuo fratello, vero? Lo prendo per un sì. Respira e... Sì! Penso che il peggio sia passato. Forse no. Non è che mi fareste passare? No? Come volete. Scappa! Che fortuna! Scappa! Già, su, ho capito. Wow, ok, sono collegati. Sì, ha senso, credo. Ora anche l'altro lato, però. Funzionare. Bene così. Fatto. Ma altri fuochi fatui. Schiaffa. Puoi volare, io devo arrangiarmi. Non vedo altre scorciatoie. Devo scalare ancora per poco. O forse ancora per tanto. Ma sono a buon punto. Ehi, Hugin. Voglio raccontarti una storia. C'era una volta un gigante di nome Loki. E pensava fosse una buona idea accettare l'invito ad Asgard da parte di Odino. Quindi Odino ha testato Loki
voleva che scalasse da solo l'intero muro di Rintur. Quindi che fa? Ah! Quindi che fa Loki? Continua a scalare. Scala e scala ancora. Le sue braccia sono doloranti, le sue dita intorpidite, il suo respiro affannoso, ma Loki continua a salire, un appiglio alla volta. Su e su, fino in cima. Posso solo salire. Ok, ok, avanti. Dai, devo tenere duro. Ah! Avanti! Ok, posso farcela. Posso farcela. Ci sono quasi. Salve. Ciao. Dunque, quale parte di questo enorme muro ti ha fatto pensare... Oh! I visitatori sono ben accetti. Sono stato convocato da Odino. Il padre di tutti ti ha convocato. Perfetto. Allora perché tu sei fuori e non qui dentro? Perché non glielo chiediamo? Hai finito? Ora, che cosa Odino, il padre di tutti, il re degli Aesir, potrebbe mai volere da un essere come te? È una cosa tra me e Odino. Tu non hai la minima idea, vero? Credi di potermi tirar su o... No, non credo che lo farò. Penso che invece ti mollerò. No. Sì, ti mollerò. Addio. Aspetta. Pensa quanto si infurierà il padre di tutti sapendo che hai ucciso il suo ospite. Loki degli Jotnar. Gli Jotnar. I nemici del mio popolo. Io non sono tuo nemico. Sarò io a deciderlo. Di qua, Loki degli Jotnar. Aspetta, è il Gjallarhorn, ma tu sei Heimdall. Ovviamente. Sentiti libero di goderti lo splendore di Asgard, è cosa rara per i forestieri. Soprattutto se giganti. Già, perché non trafogare subito qualcosa? Farai una gran figura con i padroni di casa. Ah, sbrigati a fare le tue domande. Come sai che ho delle domande? È il mio lavoro. Su, chiedi. Che lavoro fai? Proteggo il regno che amo dai guai. E credi che io li porti? Mi conosci appena. E vedo che sei bramoso di farti valere. Anche troppo. Forse a causa di una figura paterna ingombrante di cui non sarai mai all'altezza. Ci hai preso. E vedo anche che sei...
irrispettoso, supponente e impulsivo. Tu non mi conosci. Io aiuto le persone. Oh, sei qui per aiutare le persone. No. Tu sei qui per aiutare te stesso. Per manipolare e mentire a chiunque sia necessario per ottenere ciò che vuoi. Sei giovane, forse prima della scalata avevi ancora la voce da bimbo, ma hai un'anima contorta. Sei il caos in tenuta d'arciere. Guardo la tua bocca muoversi e vedo le città bruciare. Nulla di buono verrà dalla tua presenza ad Asgard. Detto ciò, se sei qui per aiutare il padre di tutti senza intenti malefici, possiamo considerarci alleati.